Salve ragazze, eccoci qua, benvenute nel Micesso e benvenute anche ragazzi alla mia collaboratrice, alla quale mando un bacione. Lei è Mary 88, Baby Mary 88. Nell'info box trovate il link al suo canale, ai suoi video. Allora, video in collaborazione, questo mese si tratta di Amori e Meraviglie di maggio. Io come al solito sono sempre in ritardo perché di solito si gira verso il 27 e 28, però con il fatto del lavoro, con il fatto di che stiamo sistemando un pochino casa, sono sempre in ritardo, sono sempre inguaiata. Non trovo nemmeno le domande, per cui mi è toccato guardarle qui nel cellulare. Ecco, spero che... Eccomi. Eccomi ritornata. Leo fa i disastri. I disastri, il mio gatto disastrato. Guarda se le date. Amore, ti vado di... Tentano le cato a te, amore. Tu ce le dici, amore. Chi è che ti ha leticato l'allo? Ti ha leticato l'allo? Anello? L'odore? Ti ha leticato l'allo? Che gli hai combinato all'allo? Briccone. Va là con briciola, dai. Vai. Allora, ricominciamo. Oddio. Allora, amori e meraviglie di maggio. Sono un po' inguaiata perché vi ripeto, tra il lavoro, tra che stiamo sistemando un pochino casa, sono un po' incasinata col lavoro, però con i video, però vabbè, cerco un attimino di mettermi. Cerco un attimino di mettermi in pari e di sistemare il tutto. Allora, ragazze, mi è toccato prendere, non trovo nemmeno le domandine, chissà, dico, ce l'avevo dentro una cartellina o mi riesce di trovarle. Dico, vabbè, prendo queste dai coso, dai cellulare, tanto le uguali, ecco. Allora. Non è che ho preparato tanto, vediamo un attimino, di solito mi sistemo tutte le cosine, vediamo come posso fare. Allora, borsa più usata di mese. Allora, la borsa più usata di mese, siccome è stato un mese che ho lavorato tantissimo, allora come borsa ho sempre usato questa qua. Cioè, tengo portafoglio, sigarette, le ciabattine di cambio e cellulare, in modo tale che si veda tutto. Perché vi spiego. Lascio la borsa nello sgabuzzino lì dove si mangia, dove c'è tutte le cosine, dove, e non mi piace che possano pensare magari ma approfitto di qualcosa così, così almeno si vede, è tutto chiaro. Perché mi è successo che in un albergo dove lavoravo c'era una sciroccata, mi disse che gli avevo rubato. Cioè, preparavo le colazioni la mattina, no? E insomma, lei iniziò a dire: dice, ma manca un cornetto con la rema, te le sei mangiato? E invece io l'avevo messo sotto un tovagliolino perché c'aveva il bambino di 5 anni, gli piacevano i cornettini alla rema. Io sono matta per i bambini, per cui ecco, gliel'avevo messo lì da parte, c'era solo quello, quegli altri erano tutti con la marmellata, la cioccolata, vuoti, quelli al miele. E c'era solo quello lì alla crema. Sapevo che ai Mimmo gli piacevano, gliel'avevo lasciato da parte. E sta donna, che era la moglie del proprietario, mi fece una ripulita, mi disse: ah, te me l'hai rubato, te le sei mangiato. Ma io, Madonnina, se mi dicono prendilo, si mangia tutti insieme, sì, però di mia iniziativa un po' male cose così. Allora mi è restata sta fobia dentro di dire: Madonna, allora tengo tutto qui nella borsina trasparente. È bruttina come borsina perché non è un granché, è di cose. E allora la uso questa qui per andare a lavorare, vabbè, per tutti i giorni uso quell'altra, però per andare a lavorare almeno è trasparente, si vede quello che c'ho dentro, ecco, cellulare, sigaretta. Il portafoglio, vabbè, perché c'ho dentro i documenti e poi ci tengo le ciabattine, quelle del lavoro che ho mi sono preso quelli sanitari, capito? Che quelle lì sanitarie usano anche gli infermieri. Queste qui.
Ecco, ora non ce l'ho presente perché l'ho messa giù, l'ho già preparata per andare al lavoro stasera, quindi ce l'ho giù di sotto e dico, vabbè, dico, gliele faccio vedere in foto, gli metto una fotina così. Eccole, e queste qui sono, insomma, tengo tutto qui, quindi la borsa più usata è stata questa sto mese, ragazze, perché, per questo motivo, perché mi è restata sta fobia a me di dire, ma che dopo dicono che ho preso qualcosa, invece voglio essere tranquilla, lasciata in pace veramente. Ecco, non voglio tante beghe, tante seghe, assolutamente. Poi, allora, l'accessorio più usato di mese, questo braccialino qua, le mie ragazze, le mie mimme, me l'hanno fatto per la festa della mamma, ci stai 10 così, e io da allora l'ho sempre messo, non lo metto al lavoro, però lo metto così quando devo uscire, quando... E questo braccialino qua mi è piaciuto tantissimo, che poi ecco, c'è i miei colori preferiti, e questo braccialino qui, vedete? Guardate che unghie tutte rovinate. Ecco, e questo braccialino qui è in argento e c'è tutte queste pietrine rosse. Mi piace tantissimo. Ecco, è fatto così. E questo è stato l'accessorio più usato di me. Se mi piace veramente tanto, me l'hanno regalato le mie tate. Poi guardate che bella scatolina, c'ha tutta fucsia, quel fiocchettino. Ecco, questo qui è stato l'accessorio più usato di me. Allora, capo d'abbigliamento più usato. Allora, il capo d'abbigliamento più usato, io metto sempre i pantaloncini della tuta nere e una magliettina sotto bianca, insomma, così per lavorare, perché poi ci sta il grembiale, il sinale, come voi lo chiamate, così, perché per stare lì in cucina non è che ti può mettere grandi sfarzi. Però qualche volta sono uscita con il mio marito e ho usato questo vestitino. Vi faccio vedere nella foto perché così non si vede nulla. È un colore arancione così, l'ho usato tanto con gli stivaloni, quelli bianchi di pelle lucida, e una giacchina bianca perché è parecchio scollato. È fatto così, è in tessutino di questo qui nailizzato così trasparente, sotto c'ha la sugonnellina e sopra c'ha questo pizzo così e poi c'ha questo fiocco che si lega dietro al collo e questo fiocchettone davanti, ecco così. Quindi voglio dire, ho usato tantissimo questo, ve lo faccio vedere nella fotina, eccola qua, ecco che è stato quello che ho messo più di tutti questo mese. Poi, dunque, le scarpe più usate. Allora, le scarpe più usate, siccome ho lavorato tanto, ho usato le scarpine, quelle lì, di zoccoletti sanitari, quelle che vi ho fatto vedere prima, e questi qui. Sono sempre qua giù, quindi... E vi faccio vedere la foto. E poi ho usato tanto queste scarpine qui. Allora, queste scarpine cominciano a essere, cioè, ho usato anche l'infradito, anche qualche giorno che sta un pochino più caldo, però è freddino, i piedi nudi fanno un po' freddo. Allora, ho usato tantissimo queste scarpine qui. Sono fatte così, c'è queste due febbiettine così, incrociate sui davanti, dietro si chiudono con la cernierina, vedete? Questa cernierina qui e davanti sono tutte bucate così e anche laterali e ci si sta comodi perché non sono tanto alte, hanno questo tacchettino così e quindi le ho usate tantissimo queste scarpine. Ora vabbè, ho alternato quando mi mettevo su questi, io non potevo mettere le scarpine gialle perché vi immaginate se no che lavoro Arlecchino. Ho usato anche gli stivaloni bianchi, ecco. Allora, poi ora mi si è mannaggia, le scarpe. Lo smalto più usato. Allora, lo smalto più usato non usavo nulla, ragazze. Perché vi spiego: dentro l'albergo lavando i piatti, tagliando l'insalata, queste cose qui in cucina non è che si può usare tante cose. E in più mi si sono tritate tutte le unghie perché tenendole a mollo sempre, guardate che fine mi hanno fatto le unghie, quindi non ho usato né smalti né niente. Ogni tanto quando non lavoro metto un po' di rinforzante, un po' di cosino trasparente così perché se no mi si tritano più che mai. Però non è che poi dice ma tu puoi usare guanti, no, non si possono usare guanti in cucina perché vi spiego, sei lì che lavi qualche
qualche ciotolo, qualche cosa, ti dicono: oh, mi tagli un po' di insalata, mi tagli i pomodori, mi tagli il limone, mi prepari sto piatto, mi fai questi arrostini. E quindi non è che ti puoi levare e mettere i guanti, le mani devono essere libere. E quindi nulla, questo è il risultato delle mie unghie, poverine, tutte tritate, guardate. Quindi niente, oddio, mi entrava il fumo nell'occhio. Quindi niente smalto, ragazze, ecco. Prodotto di make up più usato. Allora, il prodotto di make up più usato, vabbè, quando non sono al lavoro mi trucco, quando sono al lavoro purtroppo non mi piace tanto truccarmi, mi metto solo una matitina e via, non è che uso tante cose, ecco. Quindi il prodotto più usato di make up è stata la matita, questa, quella lì che uso sempre io, che è di Deborah, è una matita uovo. Il prodotto di make up più usato, come vi dicevo, è stata una matita di Deborah nera, perché non è che mi trucco per andare al lavoro, non è che, giusto un po' di matita per dare un pochino di osa allo sguardo, perché sennò sembra tu sei malata. Allora, è questa matita occhi waterproof, è molto intensa, molto nera, questa qua, mi trovo benissimo con questa, e quindi è stato il prodotto di make up più usato questo mese. Allora, poi prodotto beauty più usato. Prodotto beauty più usato è stato questa crema della Nourish. È una crema all'olio di argan. È questa qua, vedete? Ecco. Mi ha aiutato tantissimo, perché vi spiego, le mani mi si sono proprio tutte tritate. Vi ricordate, c'avevo tutte questa allergia, mi era venuta qua sugli avambracci per via dello sfregamento delle spugne, insomma, quando si lava i tegamoni, più che altro, sai, i piatti si infilano nella lavastoviglie, però quando si usa tegamoni si sfregano, ecco, e mi erano venute tutte queste bolle. Questa è una crema, quello quasi finita, perché da quanto l'ho usata, da quanto mi ha fatto bene veramente. È una crema che serve più che altro è per tutti i tipi di pelle, era per la faccia, io l'ho usata per le mani, a me mi ha aiutato tantissimo. È una crema di quelle bio, non è testata sugli è non è testata sugli animali, e a me mi ha fatto veramente bene, mi ha risolto tantissimo anche tutti gli spacchi che avevo, tutte le unghie, tutte tritate. Ecco, con questa crema sono riuscita un attimino a salvarmi il salvabile, ragazze. Ecco, quindi il prodotto più usato beauty è stato questo. Allora, fragranza del mese. Allora, la fragranza del mese, io non ho usato profumi perché mi sembra brutto, non è che ti può andare al lavoro tutta profumata. Quando ti sei bella lavata, ok, un pochino di spray lì sotto braccio, perché sono sempre a mollo io. Arrivo a casa, mi fo la doccia, torno lì, ritorno, mi fo la doccia. Sono sempre a mollo perché mi lavo spesso, essendo in cucina ti si attacca addosso tutti gli odori da mangiare, quindi non è tanto bello, insomma, e quindi sono sempre a mollo. Io ho usato tanto questo profumino, cioè questo diciamo deodorante così, questo lo alternavo col borotalco, e questo qui che serve, ecco, a tenerti fresca, che non ti fa puzzare tanto di sughi da mangiare, ecco. È molto buono, è molto valido come profumo, quindi voglio dire, questo e il borotalco, ho alternato questi due e mi sono trovata veramente bene. Quindi niente profumi, niente fragranze, l'odore della mia pelle però pulita, ecco. Delizia del mese, anche qui delizia del mese non è che c'ho tanto da raccontarvi, perché vi spiego, ho dovuto abbandonare la dieta perché fino a settembre, che il lavoro che faccio, questo tipo di lavoro, non è che posso dire al cuoco: oh, io questo non posso mangiare ora, se c'è la pasta si mangia la pasta. Cerco, ecco, un attimino di limitarmi, sono sempre uguale, non è che mi sono ingrassata o dimagrita,
peso sempre 85 kg, i miei 5 kg che avevo perso sono sempre lì, ecco ragazze. Quindi voglio dire, cerco, dandosi da fare, si bruciano di più di calorie, quindi cerco di non mangiare tanti troiai, tante cose, di sughi fritti e rifritti, e quindi voglio dire, mi mantengo così, insomma, su questa linea qua. Poi a settembre ricomincerò la dieta e comincerò con le delizie, che poi delizie non sono, perché avete visto il mese scorso, mi faccio l'albume, mi faccio mangiare proteico, in modo che va bene con questa dieta che faccio io. Allora, il bello lo gnocco di mese. Allora, io non ce l'ho questo mese perché, vi spiego, non ho guardato tanta TV, perché sì, qualche programmino così, ma quando torno a casa alle 11 non è che mi va tanto di guardare la televisione, crollo nel letto, sono distrutta, demolita, perché oltre a fare 80 km sto al lavoro, cioè mi do veramente da fare, quindi niente. Anche la canzone del mese ho ascoltato tanto nel cellulare mentre guido per andare al lavoro, se no mi prende sonno magari la sera quando torno. Ok, allora ascolto qualche canzoncina lì che ho sul cellulare, salvata, metto lì perché non ho lo stereo in macchina, e quindi metti il cellulare e c'è tutte queste canzoncine degli anni 80, a me mi piacciono tanto, mi tengono compagnia, canto come una matta. Ecco così, quindi non è che c'è una canzone precisa, ci sono diverse canzoni degli anni 80 che mi tengono compagnia quando guido. Allora, il film del mese, anche qui i film, non è che ho guardato tanto, perché vi ripeto, la televisione è tabù, perché cioè io torno alle 11 la sera, 11 mezzanotte, non è che mi metto lì a guardare qualche film o qualche puntata o qualche cosa. Sì, posso guardare un pochino qualche programmino, quando non lavoro, però sono sempre i soliti, Chi l'ha visto, Quarto Grado, quello lì di Barbara D'Urso, Giorno, perché mi piace, ecco, di queste persone, che ne so, che scompaiono piccinine, mi piace, ecco, sapere se hanno trovato qualcosa. Ora c'è stata questa morte di sto ragazzo che è stato su a Milano dall'hotel, della finestra, le è cascato di sotto, sembra che l'abbiano spinto. Mamma mia, quante cose ci sono nel mondo di tristezza, veramente mi fanno tanto male al cuore, però mi piace guardarle perché spero sempre che ci sia il finale buono, insomma, bello, che possano ritrovare le persone e che possano trovare un colpevole quando succedono queste cose brutte. Allora, l'argomento del mese. Allora, l'argomento del mese è stato, vendere o non vendere. Ora vi spiego. Allora, siccome mi voglio comprare la stampante, quella lì per stampare le foto della Canon, questa qua. Solo che non c'ho entrate, cioè non è, siccome non posso togliermi i soldi, cioè non c'ho una cosa per andare avanti, per fare la spesa, pagare il mutuo, questo e quest'altro. Allora, diciamo che non posso togliere i soldi dal mio stipendio, nemmeno 5 euro. Quindi ragazze, ho deciso che mi piacerebbe avere questa stampante, e per ora non mi occupo della mia agenda, della mia Hickey, quella large. Allora ho deciso, dico, mi vendo l'agenda. Sì, sono restati pochi mesi, però l'agenda è sempre buona, uno può cambiare i fogliolini dentro, un altro anno può usarla, è sempre in buono stato, insomma è sempre nuova, perché è tutta precisina, tutta per bene. E poi dico, qualche scotch, qualche washi tape, qualche cosina lì per quell'agenda, per un valore di 150 euro. Vendo tutto un blocco, non è che vendo prima una con un'altra, così vendo tutto un blocco così, quindi chi è interessato mi scrive privatamente, e così mi ci compro questa macchinetta, questa stampante per fare le foto, e la dedico per un altro anno alla mia memory planner della Ediswap. E quindi ecco, ho deciso, l'argomento del mese è stato questo. Dico, devo fare un video, devo riuscire a fare un video dove spiego per benino che voglio vendere questa agenda, quello lì che metto nel,
tutto il pacchetto per un valore di 150 euro, spese di spedizione incluse. E quindi ecco, se siete interessate, mi scrivete privatamente. Ora poi, quando un attimino di tempo, girerò il video per farvi vedere il contenuto del pacco e tutti i cosini. Voglio vendere proprio tutto, ecco, gli adesivi, tutti i fermacosi, i fermafogli, quelli lì con tutti i pupazzini, kawaii, com'è che si chiamano. Poi, ne so, tutti quei cosini con i macaron che avevo fatto vedere nelle Pia Belli l'agenda, tutti i fermafogli, ecco, tutte queste cosine così ho deciso che le voglio vendere e con il ricavato di questo pacco mi ci compro questa stampante così. È un colpo al cuore, però vabbè, mi piace di più la stampante ora in questo momento e quindi ho deciso di far così, non posso togliere altre cose. E con questo è tutto, ragazze. Io vi saluto e saluto la mia collaboratrice alla quale mando un bacione, un abbraccione grande. Io ti guardo sempre nei video così di sfuggita nel cellulare quando c'ho quei 5 minuti di pausa che okay, mi metto lì, mi guardo tu video dopo. E niente. Un bacione a tutte voi, cerco anche di rispondere quando non lavoro, mi metto a rispondere a vostri commentini. Abbiate un attimino di pazienza, però ora come ora sto lavoro mi ci vuole proprio, mi ci voleva proprio. In quell'altro video ho messo anche le foto del lavoro dove sono, così almeno vedete dove so. Chi mi segue poi su Facebook lo vede perché ogni tanto metto qualche fotina lì di dove lavoro. Okay? Quindi ragazze, ci si sente così, va bene, Topoline? Un bacione grosso grosso e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle!